Ciao a tutti, oggi voglio fare questo video invitandovi a leggere Come Daria di Ada D'Adamo. È il romanzo che è vincitore del premio Strega di quest'anno. Ho concluso da poco la lettura di questo romanzo e avevo avuto la fortuna, tra l'altro, di ascoltare una delle prime presentazioni che ne erano state fatte al Salone del Libro di Torino, dove era presente l'editore Elliot, è edito da Elliot, e anche il marito di Ada D'Adamo. Ed era lì appunto che questo libro mi aveva già colpito, avevo sentito la presentazione prima di averlo letto e così poi appunto ho acquistato il libro e l'ho letto di recente. Allora, è un libro di cui è davvero difficile parlare, sarò infatti anche breve, ma credo che sia veramente prezioso questo libro, valga sicuramente la pena leggerlo. È uno di quei libri che ti restano proprio appiccicati addosso. Credo che non lo dimenticherò questo libro, non lo dimenticherò assolutamente per molto tempo. È proprio un libro che è indimenticabile. Allora, racconta l'esperienza di vita. È Ada D'Adamo che parla in prima persona ed è come una lettera che lei scrive alla figlia. L'autrice Ada D'Adamo è una donna di 50 anni che è malata di tumore e inizia a scrivere questa lettera proprio alla figlia nel corso delle cure che fa per questa malattia, un tumore alla mammella, e morirà proprio per questo tumore poco dopo i 50 anni e appena poco dopo avere saputo che il suo romanzo è stato candidato allo Strega, quindi non è in vita quando ha ricevuto il premio. E quindi appunto è proprio una lettera che lei scrive alla figlia e la figlia è Daria, appunto da qui il titolo Come Daria, che è un gioco di parole che riprende il nome di sua figlia Daria, questa figlia che ha 16 anni quando lei muore e che nasce con una malattia, un handicap molto grave. Il nome sinceramente adesso mi sfugge perché è un nome particolare e anche difficile da pronunciare. Me l'ero scritta, ma adesso ho perso anche dove l'ho scritta. C'è in pratica un grave handicap che fa sì che Daria appunto non sia in grado nemmeno né di vedere né di reggersi in piedi e anche sentendo poco, udendo poco. Daria è nata in quanto appunto con l'amniocentesi non era stato colto questo, non era stato diagnosticato l'handicap che aveva, e quindi per Ada è stata una scoperta che ha fatto al momento stesso in cui è nata la figlia. E il libro in sostanza è proprio una lettera che lei scrive alla figlia e ripercorre con un andirivieni tra il presente e il passato la sua storia, la vita, che cosa è stato, la vita e la relazione, il vissuto, quindi l'esperienza della sua vita come madre di Daria. E quello che è comunque la cifra, il valore forte e profondo di questo libro, a parer mio e sicuramente non solo mio, è il fatto che viene raccontato in maniera proprio cruda, sincera, schietta, vera. È un libro dove il corpo ha un peso importante, proprio la realtà concreta si respira, non c'è un approccio edulcorato, poetico, no? Sebbene è un libro che ha degli squarci anche di vera poesia, in certi momenti si sente la meraviglia di questa relazione, grazie al rapporto, alla comunicazione che lei, Daria e Ada, in certi momenti riescono a creare. Ci sono pagine in cui si racconta, per esempio, di quando loro due nuotano in piscina. Ci sono pagine in cui racconta quando lei sta sdraiata sul divano e sente che si crea una comunicazione particolare, una sintonia, un dialogo tra lei e la figlia. Questa figlia con cui immaginate è estremamente difficile proprio entrare in comunicazione.
un dialogo che avviene soprattutto attraverso la dimensione del corpo. Devo dirvi che Ada D'Adamo, tra l'altro, è stata anche una ballerina, diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, era e laureata in discipline dello spettacolo, ma ha anche scritto di danza, di teatro, lavorava presso la casa editrice Elliot, che ha appunto pubblicato il libro. Quindi una donna che ha fatto del corpo, della cura del singolo movimento, tutta la sua l'attenzione, no? Alla precisione nell'uso del corpo, ha dedicato tutta la sua vita. Quindi immaginate lo scarto che poteva esserci. Quindi è un libro dove lei si mette veramente a nudo, racconta in maniera cruda, sincera, il lettore. Questo credo è il motivo per cui, come vi dicevo, un libro che vi resterà inciso nella vostra pelle, perché dà la possibilità a chi lo legge di cogliere, di capire se si può capire o comprendere o comunque avvicinarsi a cogliere cosa può significare essere genitore di un bambino con questa disabilità. È un libro, tra l'altro, che al di là dell'esperienza singola, ha un respiro ampio perché permette anche di ha un valore anche sociale in un certo senso, perché ci sono molte pagine in cui racconta, per esempio, il rapporto con gli insegnanti a scuola, le fatiche che ha dovuto superare, affrontare, anche per avere tutelati, trovare tutelati alcuni diritti che spettavano anche ad Aria per la sua disabilità, no? Quindi il rapporto anche con la sanità. Ci sono quindi delle riflessioni molto interessanti anche dal punto di vista sociale, politico, che attraverso la storia particolare di questa madre si possono fare. Viene pure riportata una lettera che Ada D'Adamo aveva scritto ad Augias nel 2008, viene riportata nel libro ed è una lettera che anche oggi rileggerla fa riflettere, è molto forte, fa riflettere perché in fondo, come vi dicevo, ciascuno, penso che chiunque, ogni genitore si trova in un certo momento della vita quando porta avanti una gravidanza, si trova, no, con queste domande, con questi timori legati anche a fare degli esami, come può essere appunto l'amniocentesi, eccetera, e si trova con la domanda di che cosa farebbe se, no? Quindi si apre anche qui tutto il tema dell'aborto. E Ada D'Adamo, in quella lettera del 2008 che aveva spedito ad Augias, era stata pubblicata sulla Repubblica, aveva detto con estrema chiarezza che, nonostante tutto l'amore profondissimo che nel libro, tra le sue parole, trapela, che la lega a sua figlia Daria, se avesse saputo, se avesse avuto una diagnosi, no, attraverso l'amniocentesi dell'handicap della figlia, non avrebbe portato avanti questa gravidanza, no? E quindi, insomma, è un libro che apre ovviamente questi temi, queste domande. È un invito al lettore a riflettere, ha delle pagine di grande poesia, ma soprattutto c'è un'autenticità, una verità, insomma, che rende il libro davvero non certo edulcorato, non c'è nulla non c'è un tono pietistico, ma anche nello sguardo che ha verso di sé, perché poi c'è il racconto anche della sua malattia, no? Come vi dicevo, Ada D'Adamo ha scritto questa lettera alla figlia, parlando del suo rapporto con la figlia, lo ha scritto mentre era malata, che sapeva benissimo, no? Mentre faceva la chemio. E c'è anche qui una parte meravigliosa dove si sente anche lei perdere le forze, avvicinarsi alla figlia, come se ci fosse una compenetrazione tra le loro due fragilità. È veramente, insomma, un libro che non voglio dilungarmi tanto a parlarvi, potrei leggervi dei passi e magari adesso lo farò. Vi leggerò un piccolo pezzetto, ne ho segnati molti di passi. È un libro anche breve, si legge con facilità, però è un libro da leggere veramente lentamente perché è molto forte, molto intenso. È
È anche molto coinvolgente emotivamente, però vale davvero la pena leggerlo perché vi permetterà di capire in un certo senso, di comprendere per quanto si può comprendere. Io credo che non sia possibile sinceramente farlo, però a volte la letteratura, la buona letteratura, come tra l'altro questo è un libro scritto benissimo. Ada Adamo, vi dicevo, lavorava in una casa editrice, ha scritto testi sul teatro, sulla danza, quindi è un libro che è scritto anche davvero molto bene. E per quanto può, a volte la letteratura ci permette di entrare, no, dentro delle storie, attraverso la storia singola, permette di comprendere per quanto si può avvicinarsi a certe esperienze, di cui lei non nega assolutamente la fatica, la durezza, la solitudine in cui ci si trova, la solitudine che ha sperimentato i momenti drammatici, le fatiche con il compagno, le difficoltà di vivere giorno per giorno, dovendosi provare ad affrontare ogni giorno una difficoltà nuova, le lotte, quindi anche che ha dovuto compiere, no? Con le istituzioni, con la scuola, eccetera. Per cui è un libro che, come vi dicevo, ha anche una valenza forte dal punto di vista sociale, anche politico in un certo senso, veramente. Basta, mi fermo qua, non voglio dilungarvi, vorrei soltanto che lo leggesse questo libro, perché davvero vale proprio la pena farlo. Vi leggo alcuni passi qui in cui parla della pandemia, parla perché racconta anche la sua vita con la figlia chiusa in casa nel periodo dell'epidemia, quando a un certo punto Daria aveva anche una febbre, la figlia, e lei, che era già malata di cancro, si interrogava, non sapeva ancora se questa febbre di Daria poteva essere Covid o meno, no? E lei era già malata di tumore, insomma, in quel momento. E scrive, sentite cosa scrive. 31 gennaio 2021. Quasi un anno dopo la riflessione di Chiara sulla narrazione della pandemia, Francesco Piccolo scrive sulla Repubblica di un nuovo groviglio contorto e naturale di sentimenti che ha creato il coronavirus. Queste sono parole di Francesco Piccolo che lei riporta da questo articolo sulla Repubblica, no? Parole di Francesco Piccolo. Un nuovo groviglio contorto e naturale di sentimenti che ha creato il coronavirus. Avere paura dei propri figli più che di ogni altro essere umano al mondo. E qui continua Ada a scrivere. La paura a cui fa riferimento Piccolo è quella del contagio. Se i nostri figli si ammalano, guariranno facilmente, mentre non si può dare per scontato che lo stesso accada a noi genitori. Leggendo le sue parole, penso che la vera questione che la pandemia ha fatto emergere in tutta la sua evidenza sia il terrore assoluto che nutriamo nei confronti della malattia e della morte. Siamo convinti di essere creature che godono del diritto insindacabile a una salute perfetta, a un corpo-mente dotato di organi e funzioni in grado di svolgere prestazioni al massimo livello. La nostra è una società che ha semplicemente rimosso il concetto di malattia, in cui i malati sono sempre gli altri, i pazienti oncologici, i disabili, i diversi. Per questo, come scriveva Chiara agli albori della pandemia, una delle prime strategie di sopravvivenza innescate contro il virus da parte dei sani è stata la presa di distanza di costoro dai cosiddetti soggetti a rischio. Muoiono solo i vecchi, è in pericolo chi ha patologie pregresse o croniche. Sono frasi che citano, che si sentivano dire in quei periodi. Bisogna prestare le cure a chi le ha aspettative di vita più a lungo termine. Insomma, un ennesimo bisogno di contrapporre l'identità dei forti contro i deboli. Allora voglio rispondere alla provocazione di Francesco con un'altra provocazione. Vorrei chiedergli: ma perché così paura della malattia e della morte? Se provassimo a contemplare una buona volta l'idea che sono parte della nostra stessa vita, domanda retorica, forse no, se la domanda si prova a farla agli altri. Per chi, come me, è una madre malata di una figlia disabile, il virus è solo un'altra eventualità. Piccolo scrive: prima, se avevo qualche frustrazione, il mio conforto era l'abbraccio dei miei due figli. Adesso quel conforto è il mio tormento. Me lo prendo o non me lo prendo?
Ripenso a quella cupa giornata del marzo 2020. Per fortuna la tua era solo influenza, quando Daria, sua figlia, aveva questa febbre, no? Allora, come oggi e come domani, tu non mi potevi né abbracciare né baciare, ma io sì. So che quell'abbraccio, prima che il mio, è stato, è e sarà il tuo conforto, e di darti conforto non ho paura. È uno dei passi che fanno estremamente riflettere. Poi mi ero segnata anche un altro passo in cui fa riferimento, tra l'altro, a un libro di Carrère che ho letto e recensito qui nel mio canale poco tempo fa, da Vite che non sono la, Vite che non sono la mia. E lei ne parla, Ada. Però volevo leggervi anche un altro piccolo pezzettino breve. Quando qua. Vediamo che mi sono segnata. Oh mamma, dov'è che l'ho segnata? Questa è la lettera di Augias, non ve la leggo tutta. Sentite qua. Ho passato la vita prima a danzare, poi a guardare gli altri danzare. Desideravo la bellezza. Per anni ho ricercato la grazia del gesto, la precisione del dettaglio, il gioco delle proporzioni che si armonizzano nell'insieme. Un lavoro paziente a cui il ballerino sottopone il proprio corpo in ogni istante, una ricerca quotidiana che non si placa mai. La tua disabilità, da questo punto di vista, mi appariva come un'autentica beffa. Proprio io, abituata a tenere sotto controllo la posizione di un mignolo, mi ritrovavo alle prese con un corpo completamente fuori controllo, con scatti epilettici, una schiena e una testa incapaci di stare dritta. Tetraparesi, spastico, distonica, clonia, alternanza di ipertono e ipotono, nistagmo, sciarorrea, altro che mignolo. Fin dal principio il tuo corpo insorto si è imposto con una forza che contravveniva qualsiasi regola. Con orrore ricordo le parole profetiche della caposala della terapia intensiva neonatale, che al momento delle dimissioni dall'ospedale mi suggerì di ricorrere al Valium per calmarti. Scoprì poi che nella cartella clinica, che nei tuoi primi 10 giorni di vita lei e le sue colleghe ne avevano fatto largo uso, e dimostrarmi severa perché tu mi avresti fatto passare i guai. Disse proprio così: questa le farà passare i guai. Tornata a casa non avevo dovuto aspettare molto per vedere avverarsi la profezia dell'infermiera. E qui va avanti proprio a raccontare, molto cruda, realistica, molto autentica. È un romanzo dove il corpo ha un peso, ha una. Ed è questa è anche la forza di questo romanzo. Però a questo punto chiuderei raccontandovi, leggendovi anche, magari ve la leggo, questa lettera che ha scritto, che aveva scritto ad Augias nel 2008 ed era stata pubblicata su Repubblica. È una lettera che ha una grande forza. E apre delle domande, no? Che possono rimanere domande, secondo me sono ancora domande che stanno lì, insomma, su cui dovremmo lasciarci tutti interrogare. È un libro, come vi dicevo, che a me è piaciuto molto perché ha anche questa apertura sociale, politica, non è solo la sua storia. Vi leggo questa parte e poi vi lascio augurandovi delle buone letture. Allora, gentile Augias, un bravissimo medico non è stato in grado di leggere da un'ecografia che mia figlia sarebbe nata con una grave malformazione cerebrale. Oggi la mia bimba, poco più di 2 anni, è una persona pluridisabile, invalida al 100%. Frequentando i reparti di neuropsichiatria infantile e i centri di riabilitazione, incontro quotidianamente decine di bambini nati prematuri. Sono per lo più ciechi o ipovedenti, come la maggior parte dei nati pretermine, ma quasi sempre il deficit visivo si accompagna ad altri danni cerebrali o motori irreversibili. In questi anni ho conosciuto famiglie sbriciolate, unioni distrutte, donne sprofondate nella depressione. Non tutti hanno la forza fisica, gli strumenti psicologici, i mezzi economici, la cultura che ci vuole per combattere contro la burocrazia implacabile, contro la crudeltà di certi medici e l'inciviltà imperante, la solitudine e la stanchezza, e infine contro se stessi e la propria inadeguatezza.
È per queste persone soprattutto che le scrivo. Mi sospendo un attimo e voglio aggiungere questo al mio commento, dire che questo è un libro in cui ci sono anche molte riflessioni che si aprono sulla sanità, su un certo modo di intendere la salute. Quindi in questo senso, vi dicevo, è un libro che ha tanti piani di lettura, tante porte, tante riflessioni, tanti temi su cui invita a riflettere Ada. Continuo la lettera, come vi dicevo, del 2008, apparsa su Repubblica. La Chiesa, la politica, la medicina smettano di guardare alle donne come a puttane che non vedono l'ora di uccidere i propri figli. Vi rileggo questa frase che è molto forte. La Chiesa, la politica, la medicina smettano di guardare alle donne come a puttane che non vedono l'ora di uccidere i propri figli. L'aborto è una scelta dolorosa per chi la compie, ma è una scelta e va garantita. Anche se mi ha stravolto la vita, io adoro la mia meravigliosa figlia imperfetta. Vi rileggo la frase. Anche se mi ha stravolto la vita, io adoro la mia meravigliosa figlia imperfetta. E lascio a voi la forza di queste due affermazioni, ok? Una dietro l'altra, con le loro apparenti contraddizioni, che ci fanno cogliere chiaramente come la vita sia complessa, piena di sfumature, e dove non si può certo pensare di poter avere una risposta chiara, univoca per tutto. E dove a volte dovremo fare un passo indietro e tenere insieme questi opposti, trovargli un posto. Continua Ada, ve lo rileggo, Anche se mi ha stravolto la vita, io adoro la mia meravigliosa figlia imperfetta. E questo libro può essere letto anche come una meravigliosa dichiarazione d'amore che in fondo lei al termine della sua vita ha fatto a sua figlia. È un libro che ha scritto rivolto a sua figlia. Ma se avessi potuto scegliere, continua la lettera, quel giorno avrei scelto l'aborto terapeutico. Ai medici che vogliono rianimare i feti anche senza il consenso delle madri, dico di uscire dai reparti di terapia intensiva, andare a vedere con i loro occhi cosa sono diventati quei bambini e a quale eterno presente hanno condannato quelle madri. Questa è la lettera. Questa è la lettera. Questa lettera, pubblicata sulla Repubblica nel febbraio 2008, mi è uscita d'impeto dal petto come un grido. Quindi Ada, nello scrivere questo romanzo, ha voluto riscrivere nel testo pienamente quella lettera, ok? Che aveva scritto nel 2008. E continua. Da qualche tempo si era riaccesa la polemica intorno alla legge 194. Gli antiabortisti erano tornati alla carica con le loro battaglie in difesa della vita. In TV si succedevano dibattiti, dichiarazioni, proclami. E continua. Quindi questo per darvi l'idea. Quindi un libro in cui Ada ripercorre la sua storia di madre, ma anche la sua storia di donna, e perché ci racconta tanto di lei, con un coraggio anche di mettersi a nudo che io trovo veramente ammirevole, pensandola proprio come autore. Credo che non sia assolutamente mai facile quando scrivendo si sceglie, si decide di parlare di sé, della propria vita. Lei parla di aspetti della sua vita molto intimi, molto personali, anche legati alla relazione con il babbo, come lei lo chiama in tutto il libro, il babbo di Daria, sua figlia, l'uomo che ha scelto e che lei dice ha amato incondizionamente Daria appena è nata e ha scelto di stare al fianco, di giocarsi in tutto e per tutto il suo ruolo paterno. Ma racconta anche le altre ombre. Io adesso non vi voglio rivelare tutto ciò perché lo scoprirete leggendo, ma per farvi capire che c'è tanto in questo libro. Ed è veramente un grande dono che Ada ha fatto a tutti i lettori. A me ha commosso questo libro,
profondamente. Come vi dicevo, vi ho detto in apertura, lo ridico e qui mi chiudo, è un libro che resta addosso, resta proprio attaccato alla pelle, non credo che dimenticherò facilmente questo libro. E adesso, quando incontrerò dei bambini con questo o anche degli adulti con handicap di questo tipo, credo che avrò uno sguardo diverso e mi torneranno in mente le sue parole, mi tornerà in mente Daria. Qui vi saluto, vi auguro buone letture e un buon caldo pomeriggio di luglio. Ciao a tutti e grazie.